Bene, amici di telefonio.net, benvenuti a questa user experience sul G2 Android HTC Magic. E la nostra esperienza d'uso partirà dallo sblocco del terminale, che è molto comodo perché, come vedete, funziona tramite sequenza di tasti. Noi dobbiamo unire questi pallini con una sequenza che solo noi proprietari conosciamo, perché solo noi proprietari abbiamo impostato, e una volta fatta la sequenza giusta il telefono si sbloccherà. Molto comodo perché ci consente di non inserire codici numerici piuttosto che sequenze di tasti, quindi molto comodo, molto user friendly, perché se noi facciamo così abbiamo già il telefono sbloccato e solo noi lo potremo sbloccare. Altra cosa molto comoda è il fatto di poter mettere sulla home, anzi meglio sulle tre home, perché abbiamo tre pagine personalizzabili di home, tutto quello che vogliamo. Teniamo premuto il display, per esempio inseriamo un collegamento. Un collegamento a cosa? Possiamo inserire un'applicazione, magari l'applicazione che usiamo di più, per esempio, non so, vogliamo inserire l'applicazione fotocamera in home, piuttosto che dei widget, che sono dei widget che ci permettono per esempio di vedere i prossimi appuntamenti sul calendario, un'immagine che ci piace tenere sul display, piuttosto che una musica preferita, piuttosto che l'orologio o la ricerca. Per esempio, se noi inseriamo la ricerca di Google, tutte le volte che vorremmo cercare qualcosa ci basterà andare dentro il campo e inserire un qualsiasi stringa di testo. Noi ovviamente, che siamo di parte, inseriamo la home di telefonino.net, anzi la home, la stringa di ricerca, e come vedete man mano che andiamo a cercare ci compare una tendina che ci aiuta alla ricerca per vedere se i risultati indicati sono tra quelli più ricercati. Per esempio, quando abbiamo inserito dei contatti in home page, noi basta che li clicchiamo e abbiamo la possibilità di andare a chiamare, piuttosto che inviare sms o email al contatto, e questo è una cosa davvero molto comoda. Facciamo l'esempio di essere a telefono spento, dobbiamo chiamare il nostro contatto preferito, ci basterà schiacciare menu, fare la nostra sequenza di tasti, andare sulla home che più ci interessa e andare a telefonare piuttosto che mandare il messaggio al nostro contatto. Per esempio, proviamo a mandare un sms, e in questo caso possiamo comporre il messaggio tranquillamente con la tastiera che ci compare a schermo. Tastiera che può sembrare piccola, ma grazie al feedback del touchscreen e al correttore automatico presente nel software del telefono, riusciamo a scrivere i messaggi davvero molto molto velocemente. Come vedete, io che non sono un amante del touchscreen riesco a scrivere tranquillamente. Anche se il telefono lo poniamo in orizzontale, tranquillamente riusciamo a scrivere un messaggio, anzi riusciamo a scriverlo anche molto più facilmente. Qua per esempio io ho sbagliato, posso andare a correggere e tutto è molto semplice. Tenendo premuto il display possiamo andare a selezionare del testo, tagliarlo, copiarlo o incollarlo, quindi molto molto facile anche da questo punto di vista l'interazione con il telefono. Come vedete anche la rotazione è abbastanza veloce. Ma poniamo il caso che noi dobbiamo andare a chiamare un contatto che non c'è in rubrica. Anche qua è molto semplice l'interazione, perché andiamo sulla scheda contatti, premiamo il tasto ricerca e qua iniziamo a scrivere parte del nome o del cognome. Come vedete, una volta che il telefono riconosce quello che andiamo a scrivere, noi premiamo e siamo già sulla scheda del contatto, dove possiamo mandare email, messaggi, eccetera, eccetera. Quindi un'interazione davvero veloce sotto questo punto di vista. Altra cosa molto veloce da fare è proprio il muoversi tra le schermate, perché il telefono è davvero molto reattivo. Per esempio, se facciamo browsing, questo, noi abbiamo una pagina già precaricata, questo è velocissimo, perché il browser incorporato ci permette di navigare davvero molto molto bene. Per quanto riguarda invece le email, proviamo ad andare ora nella messaggistica, quelle di Google nessun problema. Per quanto riguarda invece le email del nostro gestore di posta predefinito, abbiamo qualche problemino. Perché se entriamo dentro appunto nell'email, vediamo come queste, prima di tutto, non vengono visualizzati gli allegati Word, PDF,
piuttosto che anche i WAAV, che sono i file audio di Windows. Poi, altro problema è che quando andiamo a selezionare, non possiamo selezionare tutti i messaggi. Per esempio, io voglio che tutti i messaggi mi compaiano come letti, andare a selezionare tutti i messaggi è impossibile. Come vedete, anche le opzioni non ce lo permettono, e questo secondo me è un grosso limite. Altro limite, oltre a quello delle, appunto delle, degli allegati che non si riescono ad aprire, è il fatto che alcune volte abbiamo una certa lentezza nell'invio dei messaggi. Per quanto riguarda la ricezione, assolutamente invece nessun problema. Ultime cose che volevo dirvi, il Bluetooth. Purtroppo noi vogliamo inviare un'immagine, per esempio andiamo nella galleria e andiamo nelle immagini, voglio mandare un'immagine a un mio amico, purtroppo non posso farlo perché il Bluetooth è bloccato, ovvero non funziona il Bluetooth dati. Lo posso fare questa operazione solamente mandandogli un'email o un MMS. Come vedete, se faccio condividi, posso condividere la mia fotografia per email, per la Gmail, come messaggio MMS oppure come Picasa, cioè posso caricare sul mio account Picasa le fotografie. In questo modo si può condividere, quindi condivisione dati Bluetooth non funziona. Non funziona neanche il modem da non funziona neanche come modem da cellulare per il PC, questo G2. Nonostante queste pecche, che chiamiamole pecche, ma sono funzioni che mancano e che o verranno implementate o comunque chi ha bisogno di queste funzioni non comprerà questo telefono, l'uso di tutti i giorni, quotidiano, quindi proprio la user experience di questo G2 è davvero interessante. Come vedete, tutte le funzioni sono molto veloci, il telefono si comporta davvero bene. Quando andiamo anche a scorrere i contatti, questi scorrono davvero molto bene, abbiamo questa grossa questo grosso pulsantone laterale che ci permette di andare su e giù velocemente, andare a scrivere un messaggio è veloce grazie proprio a questa sensibilità del touchscreen. Insomma, anche se vogliamo navigare in Google Maps è altrettanto facile, perché anche qui il tasto hardware di ricerca ci permette di andare a ricercare in Google Maps il luogo che stiamo cercando, ed è davvero molto molto veloce l'interazione con la rete, molto veloce l'HSDPA e molto veloce l'interazione col telefono grazie proprio alla sensibilità del touchscreen capacitivo. Quindi un'esperienza d'uso davvero positiva per questo Android, che dobbiamo promuovere a pieni voti sotto questo punto di vista. Ovvio, se avete bisogno di scambiare dati via Bluetooth, se avete bisogno di usarlo come modem per il PC, non è assolutamente il telefono che fa per noi, ma diciamo che va a fare un po' concorrenza all'iPhone, che queste feature non le ha. Molto buono anche il market di Android. Se andiamo a vedere, ci sono davvero tantissime applicazioni che consentono di andare a implementare quelle funzioni, come per esempio le note, il registratore vocale, il client MSN, ma ce ne sono davvero migliaia di applicazioni, e vanno a completare le mancanze di questo G2. Ovvio che manca un vero e proprio navigatore GPS come può essere TomTom, e questa è una mancanza che forse si fa sentire. Andrea Galeazzi, per l'esperienza d'uso di questo Magic è tutto. Alla prossima!